Oggi torneremo a parlare della serie Voica. Benvenuti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Mi sono innamorato della serie Voica, lo ammetto, avevo sempre misfrattato questo tipo di dispositivi, invece una volta che ho provato il Nubus della Voica me ne sono innamorato e vedrete che prima o poi li comprerò tutti, anche perché nel mio studio ormai avendo tutto questo circo alle spalle e di là nel garage praticamente è difficile non trovare in commercio cose che si sovrappongono come suono a quello che già abbiamo, mentre la serie Voica permette di portare cose innovative, nuove, strane che non ho fondamentalmente, che è quello che mi interessa. Perché molto spesso compriamo tante cose perché ci piacciono, poi si sovrappongono e dopo un po' le rivendiamo. Invece no, bisogna concentrarsi di prendere quello che ci serve, che non abbiamo come sonorità. Ebbene, il Voica Drum è questo. Cioè, il Voica Drum e Voica Beats, sicuramente come sistema di ritmica, di drum machine, insieme sarebbero favolosi. Ma il Voica Drum, praticamente, ecco, quello che faccio vedere qui sotto, è un digital percussion synthesizer, significa che è un sintetizzatore digitale che appunto crea ritmiche, quindi non è una batteria elettronica con dei campioni, è una cosa un po' diversa. Infatti questo riesce appunto a sintetizzare suoni che non sono proprio anche ritmici ma anche mezzi melodici, quindi viene nelle cose molto particolari, è fatto appunto per fare delle cose strane, particolari, estremamente creative. Vediamo subito al punto come è fatta questa macchinetta. Abbiamo il pulsante accensione e spengimento, l'alimentazione a 9 volts, alimentatore non compreso appunto nella confezione, ma plauso a Korg, come dico sempre, ha compreso nella confezione le batterie, cosa molto rara in dispositivi elettronici che trovate le batterie già comprese nel prezzo. Abbiamo un display che servirà poi per la nostra sintesi per controllare i parametri che andremo poi a modificare. Il MIDI in per poterlo controllare con la nostra DAV. Abbiamo il sync in, il sync out e l'uscita appunto per le cuffie o audio. MIDI in che funziona molto bene come sincronizzazione con la DAV, è veramente molto molto preciso rispetto anche ai sintetizzatori molto blasonati che vanno in sinco, sì, però fanno un po' di volo perché magari vanno qualche millisecondo avanti o indietro, quindi tocca fare delle operazioni di aggiustamento, quindi è un po' un problema per alcuni sintetizzatori. Questo invece è un clock che spacca il secondo, subito preciso, subito sincronizzato, non c'è alcun tipo di problemi. Come vedete poi ha tutti questi tastini pulsantini che vi spiego cosa sono. Ovviamente qui abbiamo il volume, il tempo, il swing che significa che praticamente è la capacità di spostare leggermente avanti e leggermente indietro il vostro pattern, appunto per dare più groove. Abbiamo questo risuonatore che è una cosa molto molto particolare che io proprio la spiego per farvela capire per bene. Poi abbiamo appunto il tasto function, praticamente quando una volta che premuto potete accedere alle seconde funzioni, mentre quando è spento le prime funzioni sono esattamente quelle che vedete. Tasto di registrazione, tasto play, tasto in mute per poter mettere in mute le vostre varie parti del vostro pattern. Step jump serve appunto per ripetere a quel punto il pattern per fare appunto le ripetizioni. Qui abbiamo la possibilità di selezionare layer 1, layer 2 o tutti e due insieme. Sì, perché i suoni sono fatti da due layer, quindi si seleziona il layer 1, si lavora sul layer 1, sul layer 2 oppure su tutti e due insieme. Questo serve per gli accenti, quindi accentare alcune note del pattern. E qui abbiamo appunto l'eddy step per poter inserire le note nel pattern. Questo abbiamo la situazione di sintesi vera e propria. Qui andiamo a decidere i parametri della forma d'onda del nostro oscillatore, che è l'amount e la rate. Qui invece abbiamo l'attack e la release del suono. Questo display, oltre a indicare appunto su quale layer andiamo a lavorare, abbiamo la possibilità, vedete, di poter selezionare tre tipi di oscillatori, quindi una onda sinusoidale, una a dente di sega e una onda rumore, sotto le varie forme di inviluppo della modulazione e dell'inviluppo del suono. Per poterli selezionare non è che possiamo andare purtroppo uno a uno a scegliersi, ma bisogna andare a scegliere la combinazione fino a che andiamo a trovare quella che ci piace per poi andare a modificare il suono. Qui abbiamo la possibilità di modificare il pitch del suono e qui il volume di ogni singola parte del nostro pattern. Andiamo a vedere
Com'è strutturato e come sono questi suoni di questo Volca Drum Digital Percussion Synthesizer? Innanzitutto qui possiamo andare a selezionare i programmi o i kit. Selezioniamo i programmi perché all'interno del programma c'è anche il kit memorizzato di quel programma, ma che poi può essere cambiato il kit. Ci sono già dei pattern pre-memorizzati. Molto interessanti questi groove, ragazzi, belli, eh? Okay, poi qui ci sono i miei personali che dall'11 in poi praticamente sono vuoti e potete memorizzare i vostri pattern. Andiamo a prendere una memoria vuota, in questo caso andiamo a caricare un programma vuoto che ad esempio è il 14, sentiamo se è vuoto, sì, non c'è assolutamente niente. A questo punto poi bisogna andare a selezionare il nostro kit, quindi ce ne sono diversi, mettiamo l'1 ad esempio. Ogni kit ha solo 6 suoni. Mi sembrano pochi, sono più che sufficienti per fare quello che deve fare lei, ovvero dei groove particolari molto molto elettronici, molto strani, che è una cosa diversa da avere le classiche percussioni della batteria elettronica. Quindi è fatto proprio per creare un mondo molto particolare. Sentiamo un altro kit, ad esempio. Questo un attimino funziona, l'Odd Kit. Un altro kit, vediamo un po', il 5. Andiamo a caricarne un altro, il 6. Diciamo che ci piace questo. Andiamo prima a selezionare il nostro strumento, basta premerlo, oppure con Function andiamo a selezionare il nostro strumento che vogliamo. Vedete, queste lucette sotto si illuminano. Ok, ovviamente poi qui ci sono i classici comandi, cancellare il motion, la registrazione del praticamente del vostro movimento che fate con i vari potenziometri, insomma quelle che ci sono tutte sui Volca. Comunque adesso andiamo avanti, creiamo il nostro beat. A questo punto andiamo a selezionare la cassa con step, la andiamo a inserire nei quarti. Come vedete sono chiaramente messe così, la struttura appunto delle note è molto molto intuitiva. Andiamo a sentire un attimo. Ok, va bene. A questo punto andiamo a selezionare il secondo suono. Ok, diciamo che ci piace il clap. Unità in controtempo, quindi una cosa molto molto rapida, molto veloce. A questo punto possiamo anche registrare qualcosa con record, andiamo a prendere questo qua. Premendo poi mute a togliere gli strumenti che non ci interessano. Adesso fermiamoci su questo suono martellante. Proviamo a modificarlo. Come vedete, possiamo andare sul layer 1, andare a modificare l'attacco.
Oppure se tutti e due insieme. Oppure andiamo a selezionare una situazione diversa, un'altra forma d'onda. Possiamo anche registrare a questo punto l'evento function e il controllo motion attivandolo, in questo caso. Andiamo a sentire cosa abbiamo fatto. Andiamo a spiegare cos'è questo risuonatore molto molto particolare. Necessita di una spiegazione abbastanza chiara. Ripartiamo. Il suono mi ha mandato al risuonatore, che in questo momento è tutto a zero. Bisogna che immaginate che la risonanza di questo suono lavori su una grossa scatolone di legno, così. E questo scatolone di legno, praticamente, la dimensione avviene di questo scatolone dal decay, cioè praticamente la lontananza, la grandezza di questo scatolone che dà questo effetto. Invece è il corpo dello scatolone. Cioè quanto viene data forte la botta dello scatolone per far rindondare questo suono, che in questo caso è su tutto il loop, su tutto il pattern. E poi abbiamo il pitch. Il pitch non fa altro che praticamente aumentare o diminuire, scordare la risonanza aumentandola o diminuendola. La cosa interessante è che se aumentate il pitch la risonanza diventa molto più veloce, e se la rallentate diventa molto più lenta, quasi un delay. Sentite un attimo. Quindi può essere utilizzata anche come reverbero. Cosa interessante, se invece questa cosa la vogliamo soltanto su un suono, bisogna andare a selezionare questo parametro che è Tone Strings. A questo punto andiamo a selezionare il nostro suono, in questo caso questo, e andrà a agire soltanto su questo, ragazzi. Quindi sentite, già crea un groove, un movimento. Macchina, come vi mostro, che vi permette di creare dei groove, delle situazioni che non pensate, non potete arrivare in studio e pensare: voglio fare questa cosa. Fa schifo, però, nel senso, se volete considerare fare una cosa, tagliamo questa cassa un attimino, però questo groove è estremamente simpatico. Con un plugin dovete arrivare e pensare: faccio questo. Non è possibile, ragazzi, ve lo dico, a meno che non siete dei geni, ci sono, però se siete persone normodotate, veramente è impossibile. Soltanto andando a lavorare sentito, oppure aggiunto questo ribollio momentaneo, veramente molto molto interessante. Bene, cosa dire?
È una macchina estremamente portatile, pratica. Io le prenderò a tutti i volca, farò altri video, farò dei setup, è veramente molto interessante, soprattutto perché in quattro battibaleni, se avete un pezzo nella vostra DAV, provate subito le aritmiche, si sincronizza immediatamente e immediatamente potete trovare delle soluzioni arrangiative che non vi verrebbero mai in mente se arrivate già che volete pensare di fare quella cosa. No, qui è molto creativo. Voglio ricordarvi che sono affiliato a Musical Store 2005, quindi se volete comprare questo Volca o altre cose che vi interessano, affidatevi a questo store perché quando comprate da lui, aiutate un po' il mio canale e aiutate il fatto di portarvi contenuti sempre nuovi e interessanti. Poi fate voi, insomma, non è che siate obbligati, però se lo fate mi fate un grandissimo favore. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un like sotto, se vi piace questo canale iscrivetevi e ricordate di spuntare la campanella per sapere quando esce il prossimo video. Quindi cosa dire? Ciao a tutti e ci vediamo presto!